Presidente, una centrale operativa attesa da 12 anni sostanzialmente, finalmente si è sbloccato un iter. Che cosa ci aspettiamo all'Aquila? Ci aspettiamo finalmente una sede di una centrale 118, moderna, efficiente, funzionale, con eliporto, hangar, insomma quanto serve per garantire efficienza al pronto soccorso e al Dipartimento di Emergenza Urgenza. 12 anni di attesa sono troppi, abbiamo disincagliato un'operazione che rischiava anche di vanificarsi perché gli amici della Regione Emilia-Romagna, che avevano promesso generosamente questo contributo, hanno poi successivamente subito anche loro un sisma, avrebbero avuto, come dire, tutte le buone ragioni per dire che quei soldi adesso servivano a loro e che non averli utilizzati per 10 anni dimostrava, come dire, scarsa efficienza, se non addirittura disinteresse da parte della Regione Abruzzo. Quindi io devo ringraziare la Regione Emilia-Romagna come la Banca d'Italia, grazie alle cui generose donazioni e contribuzioni noi possiamo oggi portare a casa questo risultato, e il professor Romano, che ha, come dire, preso le redini di una progettazione, che era evidentemente sbagliata dall'inizio, riportata nei limiti delle risorse disponibili e soprattutto della necessaria funzionalità di ciò che serviva davvero fare, e oggi possiamo appunto presentare questo progetto che presto andrà in gara e vedrà aprire Ecco il cantiere. Presidente, a proposito di gara, le tempistiche, che cosa insomma dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi per vederlo realizzato? Nei prossimi mesi si farà appunto la gara, la affideremo alla nostra centrale di committenza, che ha gestito con successo tutte le gare che riguardavano il potenziamento della rete Covid, quindi in ambito sanitario, di edilizia sanitaria, e quindi tempi tecnici di espletamento della gara, poi si aprirà il cantiere, noi speriamo entro la fine dell'anno. Vuol dire anche nuovi posti di lavoro? Beh, naturalmente quando si apre un cantiere c'è un'impresa che lavora, è evidente che si favorisce anche l'occupazione. Grazie.